Ciao Marco, buonasera. Ciao, non esiste per PS4, esiste solo su PC. Ciao Alfa, buonasera, grazie mille, ti ringrazio veramente, veramente grazie. Sì, 19 anni, sì. 19 anni, oggi. Davvero grazie, Simone, ti ringrazio. Perfetto, mi fa piacere. Allora, tutto bene, grazie. Tu come stai? Tutto a posto? Ah, mi dispiace. Beh, vabbè, dai, tutto sommato. Stai bene allora, dai. Tutto sommato. No, 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 non l'ho visto perché ho avuto da fare che sono andato ad una festa del ringraziamento. Oggi non ho avuto il tempo di guardare la partita.
Eh sì, un po' pochini da come sto vedendo, se in generale. A me mi dispiace un po'. Sinceramente mi dispiace un po' che siamo in tre, però dai, spero che arrivi altra gente fra pochi. In effetti è ancora un po' prestino, perché di solito inizio dopo le 9:15, stasera ho cominciato un po' prestino, quindi magari è per quel motivo lì che ne siamo pochi. Ma qui come sto vedendo è arrivato Manu, un grandissimo Manu. Buonasera a te. Ti ringrazio, grazie mille veramente per gli auguri. Grazie mille a tutti, ragazzi, siete fantastici. Allora, Manu mi sta chiedendo su che mappa sono. Vi rispondo subito perché finora non l'ho fatto. Allora, praticamente questa stasera, siccome è una live speciale perché io faccio il compleanno, ho voluto fare anche una live che sia un po' diversa dalle altre. Spiego meglio. Come vedete, nelle altre live voi faccio le altre live nella Ravenport, la mappa americana, quella di default, no? E quindi stasera ho pensato, siccome faccio una live speciale per il mio compleanno, no? Perché no, non cambiamo mappa e prendiamo una mappa mod fatta bene, la ultima uscita? E quindi ho scelto questa mappa qui, ed è per questo che quindi stasera sto facendo la live qui sopra su questa mappa. Comunque sì, Simone, il camion nella trebbia, sì, sono i miei, e sì, me li sono dovuti comprare perché qui con i campi enormi che ci abbiamo, cioè guardate qui che bestia di campo che ci danno all'inizio. E questo è uno di quei campi più piccoli della mappa. Quindi per trebbiarlo ci vuole per forza una mietitrebbia grande, e quindi ho dovuto prenderla per forza, perché altrimenti con la massa di default che ci dava, non avrei finito più di trebbiare, quindi ho deciso di comprarla. Ok, qui come vedete abbiamo finito di mietere il campo, ora andiamo a scaricare il tutto nei silos e poi andiamo a vendere. Sì, Manu, te la mostro fra pochissimo. Un attimo, che appena mi sono liberato qui, te la mostro. I soldi infiniti li ho messi per comprare un po' di roba per lavorare, tra virgolette, in modo facile con i cambi che ci danno all'inizio. Ho dovuto spendere un po' di soldi, e quindi sì, li ho utilizzati i soldi infiniti, però ho già tolto la mod perché d'ora in poi le cose saranno guadagnate. Grazie di nuovo, Manu. Beh, Manu, la mappa da come la sto giocando finora è ottima. È la migliore mappa che esiste su FSD19, ma non a livello di morfologia della mappa, ma a livello di texture, cioè. Perché vedete qui le texture. Io qui ho provato a fare due giri di aratro, no? Cioè, guardate qui le texture dell'aratura. Cioè, non hanno niente a che vedere, ma proprio niente e niente a che vedere con delle
con la texture della aratura di default, e vale la stessa cosa per la texture dell'erpicato. Vedete? È molto più bella come texture, ed è pure più reale, molto più reale. E non è finita qui, perché poi basta vedere pure a bordo campo qui. Vedete? A bordo campo c'è il fango qui. Vedete? Anche l'erba c'ha le texture un po' diverse. L'erba qui. E poi anche qui i sentieri sono più reali, perché vedete, qui c'è la melma, ci sono delle piccole pozzanghere di fango. E ora io che l'andrò a percorrere con la trebbia, vi farò. Ah, ecco qui dietro, ecco questo vi volevo mostrare. Vedete, qui nel sandiero ci sono anche le pozzanghere d'acqua che sono rimaste lì con la pioggia. Quindi ecco una mappa che a livello di texture è molto, cioè, per me è la migliore mappa di tutte le altre due di default. Parlo a livello di texture, poi a livello di morfologia, no? Perché le mappe, quelle di default, sono più ricche, sia come campi che come strade, paesaggi, tutto. C'è il centro, poi sono fatti meglio gli edifici sulle mappe default. Però a livello di texture questa mappa è imbattibile. Ok, quindi torniamo a leggere i commenti. No, i cingolati no, non ci sono, Simone. Grazie Alessio, davvero davvero grazie, ti ringrazio. Un grazie di cuore a tutti voi che mi avete fatto gli auguri. Allora, andiamo a prendere il camion. Un attimo, che qui c'è un po' dei mezzi che ho acquistato allo shop. Beh, a farmo mano te l'ho detto, preferisco quelle delle mappe di default, perché c'ha colori più accesi e c'ha più edifici, è meno scarna, ecco, diciamo così. Però a livello di texture, questa mappa a livello di morfologia scarseggia un po', perché comunque vedi gli edifici qui internamente sono enormi e sono molto spogli, no? Non hanno nemmeno i neon sopra il soffitto. Quindi ecco, sono un po' spogli, però sono carini. Però sono carini lo stesso da vedere, dai, anche essendo un poco spogli. Poi qui c'è anche officina meccanica che possiamo utilizzare tranquillamente, è ok. Però ecco, ripeto, a livello di texture il top è. Ok, io fermo qui il camion. Allora, qui ci entra il carrello della barra, credo di sì, credo che ci entri. Ma lei che va, tiro la trebbia un poco più al lato in modo da farcela entrare alla perfezione. Ok, andiamo a prendere il favorite che ho acquistato. Sì, Manu, te la mostro non appena ho portato il carrello a casa. Te mostro la mappa e poi vi... cioè no, te mostro la stalla, poi vi mostro anche un pochettino com'è la farm e quali sono i mezzi che ci hanno
dato per iniziare la carriera. Allora, ok, questo lo fermiamo qua. Tac, perfetto. Ok, favorite lo mettiamo qui dentro. E ok, allora la stalla mano te la mostro subito. Eccola qui. È la stalla delle vacche. Questa. Ci metto un attimo gli add per vedere i punti interattivi. Attivo un attimo gli add. Ok, apri finestra animali. Come vedete, ti fa inserire vacche. Vedi? Manu. E ok. Qui dentro poi, vabbè, c'è il classico trigger per la a mangiatoia. Questo è, credo che sia. Questi sono i trigger anche delle mangiatoie. Qui, ecco, qui vi ripeto che a livello di texture non ci sono paragoni. Davvero. Qui si apre. Cancello, apri cancello, eccolo qua, si apre, possiamo passare. Qui dietro c'è il pascolo dove le vacche corrono libere tra di loro e passano le loro giornate qui. Qui poi c'è, usciamo da qui, c'è il deposito per i liquami. Qui c'è un'altra stalla che non so di cosa sia, credo che siano le pecore. Credo, andiamo a vedere un po'. Sì, questa è la stalla delle pecore, appunto. Qui c'è il trigger per la compravendita, qui c'è il trigger della mangiatoia, qui c'è l'abbeveratoio. Voi venite qui e riempite da la stalla dove le pecore, appunto, passano il loro tempo. E ora andiamo dai qua perché ci sta il letamaio. Eccolo qua, il letamaio. Si esce da qui ed eccolo. Ah no, qui c'è il deposito del latte per la vendita manuale del latte, appunto, come nuova aggiunta di questo Farming Simulator 19, la vendita del latte manuale. Qui c'è il letamaio e ok. Questo è quanto. Bene, adesso vi spiego un po' la carriera, come ci fanno a partire ad inizio carriera. Allora, voi iniziate con la carriera che venite spawnati qui. Ecco, qui alla nostra abitazione, tra virgolette. Chiamiamola come vogliamo. Ok, poi vi danno due mezzi. Per iniziare, vedendo il Fend MT a serie 1000, il 1149, che però io ho portato a 1165, e poi vi danno anche il 3230R, che io ho portato a 250. E ok, questi sono i mezzi che ci danno per iniziare. Poi, come trebbie, ci danno la Amassei, la Activa, questa qua, alla mostro. Ci danno questa come inizio carriera di miei trebbie, che però io ho già venduto perché me ne serviva una più grande, perché già che ci sono vi mostro pure i cambi che ci danno all'inizio. Sono i 15, il 18 e il 19, il campo d'erba, no? Come vedete sono campi enormi, quindi era impossibile trebbiarli con la Amassi. Era troppo
piccola, una trebbia così per cambi di queste dimensioni. E quindi ho deciso di venderla e di prendere la S790 con il prestito lì alla banca. Poi ho comprato il camion perché il carretto che ci davano all'inizio, che sarebbe questo, era troppo piccolo, quindi l'ho venduto e ho comprato il camion con questo crambe qui che è decisamente tutt'altra storia. Bene, poi qui dentro c'è un capannone dove abbiamo una zavorra pronta all'uso. Qui poi gli sportelli c'è, qui poi i cancelli sono tutti apparibili e richiudibili a volontà, al nostro piacimento. Qui ci sono già le stalle che vi ho mostrato. E ok, qui vi viene spawnata la lana in teoria, perché qui c'è un pallet dimostrativo che ci fa capire che ci viene spawnata la lana delle pecore qui dentro, qui sopra a questo trigger. Qui, come già vi ho detto, c'è l'officina meccanica che possiamo tranquillamente utilizzare a nostro piacimento. Qui c'è un mega silos che ci danno all'inizio, già bello e piazzato qui, con parecchi litri di cereali al suo interno. Qui vediamo se riesco a salire sopra. No, no. Mi sa che, no, che non ce la faccio. Qui poi abbiamo due capannoni affilati che possiamo aprire. Si apre pure la porta. Ecco, qui le saracenesche si aprono, sia questa. No, questa no. Si apre solo questa di saracinesca. E ci danno la seminatrice Horsch da 9 metri per iniziare. Quindi, come vedete, ci danno già la roba bella grande, diciamo, ecco perché ci sono dei cambi abbastanza grandi anche per inizio carriera. Ok, poi buonasera Stefano, grazie mille. Grazie mille. Ti ringrazio. Oggi ho visto tuo zio alla sfilata. Qui c'è un silos della calce belle pronte che possiamo utilizzare per riempire i nostri spandiccongime con la calce. Qui poi c'è un'altra remessa che si apre anche qui, la saracinesca. E come vedete abbiamo una botte semovente, no, una botte trainata della Hardy, la Anavigator 6000, già bella e pronta per noi già da inizio carriera. Questo mega coltivatore Amazon da 8 metri. È ok. La aratro che ci dava all'inizio era questo, che però ho già venduto perché era decisamente piccolo come aratro, e quindi ho scelto di prendere subito il Lemken Titan 18, che è nettamente migliore. Ecco, poi ho comprato pure la seminatrice per il mais, la Horsch da 9 metri. Comprato lo spandicongime grande, questo qua con l'espansione grande. Vabbè, andiamo a vedere allo shop queste attrezzature. Ecco qua, vi faccio vedere un po' di roba che ho comprato, ovviamente con la a mod dei soldi, perché ho deciso di emetterla ad inizio carriera perché ci serviva un po' di roba grande, e quindi l'ho comprata.
un po' tutta roba grazie appunto a mod dei soldi. Qui come vedete ho comprato pure le sbarre falciandilelli, quelle grandi posteriore e anteriore. Ho comprato il voltafieno più grande qua della Pottinger. Ho comprato il ranghinatore a quattro rotori. Poi qui ho comprato pure la New Holland Big Baler 1290, che hanno aggiunto come mod venerdì. Hanno aggiunto, eccolo qui lo spandic congime che vi dicevo, il Bredel K165 con ampliamento aratro, e poi lo Steyr Profi 4145 con le ruote starette, col sarchiatore e per la Hardy trainata per fare le fertilizzazioni. Appunto, ecco. Poi qui ho comprato un'altra belva che ci servirà per fare vari lavori. Poi ecco, via. Ho detto che ho comprato la Trebbia S790, quindi ho comprato anche il suo spannocchiatore e la sua barra. Eccola qua, quella che avete visto prima. Eccola qua, barra con carrellino. E poi ho acquistato pure il Fender Favorite, che può sempre servire per fare vari lavoretti di fienagione, di spostamento carrellone della barra e via dicendo. E ok, quindi ora io direi di procedere, ora che vi ho mostrato un po' la farm e i mezzi iniziali che c'è dando, direi di procedere ed andare a vendere tutto l'orzo che ho raccolto. Quindi prendiamo il MAN, nostro amato MAN TGS di 18.500. Buonasera, Mester Franci, ti saluto e come? L'ho appena fatto, come hai visto. Ok, ci mettiamo qui sotto, carichiamo tutto l'orzo, sono 96.000 litri, ne abbiamo, è parecchio, ragazzi, speriamo che ci frutterà a dovere. Ok, qui come vedete inizia il riempimento dell'orzo. Oh, ma no, non lo so quando uscirà la Old Stream, non lo so. Comunque so che Black Sheep ci sta lavorando già, perché ha mandato il video preview, quindi qualcosa sta già combinando per quella AMAP. Però quando uscirà non lo so. Sì, ho fatto il video oggi a San Gabriele, o Stefano. Una bellissima manifestazione che mi ha permesso di festeggiare alla grande il mio diciannovesimo compleanno quest'oggi. Manu, la faremo la fienagione con la cronese movente, ma a non ora, più in là. Allora, un attimo che io vedo il menu qua delle vendite. Allora, Orzo viene accettato solo al Grendale Stories e al Rainbow Edge Stories. Ok, quindi c'è frutta, 1.125 € a Rainbow Bridge Stores, quindi lo andiamo a portare lì. Però dove si trova questo punto vendita? Vediamo un po'. Rainbow Bridge Stores, eccolo qui, sta qui di fronte a noi, è vicino, è vicino, un attimo che
Rainbow Bridge Stories, sì, è quello, eh. Rainbow Bridge, sì, quello. Quindi dove si deve... Ah, vabbè, è vicino. Ciao Andrea, buonasera. Qui ragazzi, io vi spiego perché vedete la mini mappa così. Così nel senso che se ci fate caso è una mappa che è vista dal satellite. Fateci caso, questo sapete perché? Perché questa mappa raffigura una farm reale che si trova in Inghilterra, ecco, e quindi nella realtà esiste questo, cioè, nella realtà esiste questo luogo così con questa morfologia, con la mappa che appunto è fatta come quella che abbiamo qui in farm, nella realtà. A parte dell'Inghilterra, che non mi ricordo dove di preciso, però in una parte dell'Inghilterra sì. Allora, qui facciamo attenzione. Grazie mille Luca, davvero grazie. Grazie davvero, di vero cuore. Allora, qui occhio però, dobbiamo stare attenti perché ci dobbiamo ricordare che siamo in Inghilterra e quindi dobbiamo imboccare la strada nel senso inverso di come si praticano in Italia, ecco, camminando in direzione di andata sulla corsia di sinistra. Quindi ragazzi, occhio, perché qui si è in Inghilterra, bisogna stare attenti ad imboccare le strade, le corsie giuste. Buonasera GDCR 6 e 23, buonasera, buonasera. Allora, qui come vedete siamo già arrivati. Carichiamo tutti, iniziamo a vendere. Ho capito che sei. Sì, beh, se vuoi farmi gli auguri, te ringrazio. Grazie mille. Allora, Gula, 53.000 euro un carro pieno. A miseria. Quando frutta, ci ha fruttato parecchio quest'orzo, e in farm ce ne abbiamo ancora un altro carro pieno, sicuramente. Ma sì, vai, stai tranquillo, Andrea, che io non sto litigato con te, stai tranquillo. Se sei entrato per farmi gli auguri, hai fatto benissimo. Ti ringrazio. Grazie di cuore. Grazie mille Salvatore. Te ringrazio. Grazie mille JD. Grazie mille. No, stai tranquillo. Perché devi uscire? Non mi hai fatto niente di male. Puoi stare, stai, come no? Come no? Come no? Stai a vedere la live. Stai tranquillo che non mi fa. Che non mi hai fatto niente a me. Stai tranquillo, stai. Figurati.
Allora, qui carichiamo di nuovo l'orzo. Come vedete, ce ne abbiamo 51.000 nel silos. Quindi un altro carro pieno. Ok, iniziamo a scaricare e andiamo a vendere pure questo. Ok, qui come vedete si è riempito e si va, perfetto. Si va a vendere anche questo secondo carro d'orzo, perfetto. Qui ragazzi, occhio a queste strade perché sono strette, dovete fare piano perché altrimenti spaccate tutto se non state attenti a queste stradine che portano in farm. Ecco. Andiamo? Alessio, l'ho visto proprio oggi. Carraro aspettandolo, sai, proprio oggi l'ho incontrato, l'ho visto di persona. Carraro aspettandolo, l'ho visto lì alla sfilata dei trattori a San Gabriele, dove sono andato oggi, ecco, c'era anche lui, c'era. Ok, qui possiamo scaricare il secondo viaggio di orzo e vediamo a quanti soldini arriviamo. No, è una persona di cuore, Alessio, davvero un bravo ragazzo. Ok, di nuovo 53.000 euro e arriviamo a 132.000, perfetto. Ok, qui possiamo riportare il camion a casa, così lo parcheggiamo e poi andiamo allo shop a prendere il New Holland T7 perché dobbiamo iniziare a pressare tutta la paglia che abbiamo raccolto, così la vendiamo e sta a posto. È ok. Esatto, Manu, gula. Gula. Ok, allora, io il camion terei di lasciarlo qui sotto perché tanto non ci dà fastidio e il carro lo lascio attaccato perché tanto lo useremo solo per questo. Ok, lo lasciamo qui e ok, ora andiamo a prendere il T7 315, i VDUT. Eccolo qua, che belva, ragazzi, che belva il T7. Mamma mia, mamma mia, che mezzo, ragazzi, il T7. Mamma mia, che mezzo, che mezzo. Mettiamolo in moto. Sentite che sound, sentite. Molto
Motore NEF 6007, un nome, una garanzia. Ok. Gli attacchiamo la New Holland Big Baler 1290 e si va a pressare la paglia. Così incasseremo altri bei soldini con la paglia venduta. No, no, domani sto a fare alternanza, Alessio. Domani non ci vediamo a scuola perché sto a fare alternanza. Allora, qui diamo il tempo che tutte le macchine sfilano e ci avviamo verso la nostra farm. Ah, beh, vi dico che quello è lo shop, quindi ecco, vi trovate al centro della mappa, più o meno con lo shop. E poi per arrivare in farm dovete fare un pochino di strada, ma comunque è vicino, non è molto lontano per arrivare in farm, ecco. Ciao, in alternanza io e la classe mia a scuola. Niente lezioni. Ok, co come vedete, eccolo qua il bivio per entrare in farm. Come vedete c'è scritto Marwell Manor Farm, che praticamente sarebbe la mia farm, ecco. Se passa qui e si arriva nella nostra farm. Ah, a qui non vi avevo fatto vedere che c'è un campo da basket. Andiamo a fare due tiri, va. Eccolo qua. Prendiamo il pallone e tiriamo. Vai, tira. Oppla, canestro, vai. È uno. Facciamo un po' di tiri, ragazzi, va. È il mio compleanno. Voglio divertirmi un po'. Facciamo due tiri. Oppla, qui contro il palo. Niente, non vale. Riproviamo. Oh là. No, completamente fuori. Vabbè, riproviamo. Oppla, canestro, vai. E sono due. Continuiamo i nostri tiri. Passiamo a quest'altro canestro. Completamente fuori, anche questo. Ci dobbiamo mettere più lontani, come vedo. Qui, almeno, ecco. Proviamo da qui. Vai, e sono tre, perfetto. Andiamo. Torniamo dal New Holland allora, andiamo a pressare la paglia. New Holland T7 315, che mezzo. No, no, il Deutz non mi piace, Alessio, mi dispiace. Preferisco comprare New Holland. Macchine molto più serie rispetto al Deutz per i miei gusti. Poi, ripeto, ognuno la pensa come vuole. Ok, qui iniziamo a pressare.
si parte. Accoppiata tutta giallo-blu. New Holland e New Holland, top. Allora, la mod basta che vai, cioè che appena apri il gioco che ti trovi nella schermata principale dove c'hai tutte le opzioni per iniziare una per iniziare la partita o una per il multiplayer, no, tu vai nella anziché fare gioco, vai nella sezione delle mod e poi lì c'hai varie categorie dei mod, dei trattori, camion, le mietitrebbe, insomma ogni attrezzatura che è presente come mod c'ha la sua suddivisione dei cartelli, ecco. Però ecco, trovi tutto nella sezione del mod hub, ecco. Bravo, vedi come lo sai? Ci vuole un John Deere, bravo, vedi? Hai capito tutto, bravo. Prego, figurati. Sì, mi è passato già da tempo, Manu. Quelle è durato un paio di giorni, ma neanche. Non era niente di che, mano. Mamma mia, che mezzo, ragazzi. Mamma mia, che mezzo. Mamma mia, che mezzo. Motore americano e John Deere, sempre, sempre. Viva l'America, per sempre. Americano. Ebbè, quelle. C'è poco da fare, frangè, per un mezzo per un mezzo del genere le parole sono poche. E spaziale è ardi poco. Il re italiano e basta, e non si discute. Esatto, Manu. Vedi come lo sai? Se mi dovrei trasferire lì, non avrete più notizie di me per parecchio tempo. E per un mese, forse anche due, non vedrete nessun video sul canale. Se mi dovrei trasferire lì in un futuro. Chissà.
Sono abruzzese, perché? Perché se sente qualche accento strano di qualche regione italiana. Ah, ok. Comunque questa paglia mi sa che ci voleva arranghinarla, perché così esce una schifezza in parlare con così poca paglia. Esce una schifezza. Schifezza, secondo me era meglio se gli davo una attizzata prima di iniziare a pressare. Però vabbè, per stavolta così, la prossima volta gli daremo una bella ranghinatura prima di iniziare. E beh, lo credo che è enorme, ma no, è alta come un T6 praticamente. Grazie mille a tutti e due, Emanuele. Davvero, davvero grazie, vi ringrazio. Veramente, veramente, veramente grazie. Il gioco l'ho preso da GameStop, o frangè. GameStop ce l'ha Farming Simulator già dal giorno che esce, già ce l'hanno lì alla GameStop. Ah, grazie mille, Francesco, grazie mille per gli auguri. Davvero, davvero grazie. Purtroppo il nonno non pensa mi compri un John Deere per il compleanno, perché lui piace Fiat e resta su Fiat. Non comprerà mai un trattore estraneo a Fiat in vita sua. A lui solo Fiat interessa. Quindi se mi compra un Fiat, però i Fiat già ne abbiamo a volontà in azienda, sarebbe inutile comprarne un altro. Però stanne certo che un John Deere lo comprerò io da quando avrò l'opportunità e l'occasione, stanne certo che lo comprerò io un bel cervo. A me? Decimano. Beh, le zavorre della Swer non sono male, dai.
Per me le zavorre sono tutte uguali, sì, chiaramente. Non trovo distinzione, ecco, tra le zavorre. Insomma, una vale l'altra, ecco, per me. Poi ognuno la pensa come vuole, però per me le zavorre una vale l'altra. Quindi tanto, Omanu, non è che le zavorre devono svolgere un ruolo tanto importante, ecco. Servono solo per mantenere stabile, tra virgolette, in mezzo. Quindi, non è come un aratro, una pressa, una falciattarice, una fresa, una seminatrice, un erpice che se hai una marca scadente, se tende a rompere, perché è fatto con materiali scadenti. Le zavorre, pure se sono fatte di peso scadente, cioè di materiale scadente, il loro lavoro di tenere stabile il mezzo lo fanno sempre con la sicurezza che non si spezzi la zavorra. E quindi per questo dico che una zavorra vale l'altra per me, ma è così. Top, o frangè, top. Se ti arriva è top. Comunque, ragazzi, sono felicissimo che siete entrati in live tutti quanti e mi avete fatto gli auguri così calorosamente. Davvero grazie a tutti quanti, per gli auguri e soprattutto perché sono quelli che mi rendono più felice, perché se mi avete fatto gli auguri significa che ci tenete a me e che mi volete bene. E quindi questo mi rende molto, 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 ma molto felice. Davvero un grazie di cuore a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Già. Te ne vai, Omano, mi dispiace che te ne vai. Già. Statti un altro po', dai, è domenica. È il mio compleanno. Fallo uno sforzo, no? Per favore. Ah, perfetto allora, mi fa piacere che ti stai fino alla fine. Questo mi rende ancora più felice. Prego, prego, figurati. Per me è un onore, o frangè, rispondere a voi in diretta, ecco.
E vabbè, Manu. Amen. Andrea, se tutto va bene la faccio finire per le 22 e 45. Se tutto va bene. Per un'altra quarantina di minuti, ecco. Sì, certo che ti saluto, basta che me lo dici e ti saluto. Non c'è problema per me. Prego. Grazie mille, Manu, buonanotte e grazie di nuovo per gli auguri. Prego. Figurati. Frangè, un sacco di persone mi dicono questo, però io non so più come vi devo ringraziare, davvero, davvero, davvero grazie che mi dite questo. Io abito a Castellalto, in provincia di Teramo, in Abruzzo. Perché? O Frangè? Perché è riferito a... cioè, perché tuo nonno dove abita? Di dov'è?
Ah, a Giuliano, ma come si chiama? Beh, Giulia Nova sta a quasi, cioè sta a 25 km da me, Giulianova. Non è vicinissimo, ma non è nemmeno tanto di distante, dai, Giulianova, da casa mia. Francesco, ma che trattore c'ha? Grazie, grazie mille veramente, davvero grazie, grazie mille. Mi riferisco a te che hai commentato adesso con Aucurone che farò san, cioè non so come ti chiami, quindi non posso pronunciare il tuo nome, però ecco, ti ringrazio così anonimamente, ecco, grazie mille. Sì, ce l'ho presente dove sta il poligono di Teramo. Ce l'ho presente, sì. Ah, ok, Francesco. Perfetto. Allora, grazie mille, Frangè, per gli auguri. Ti ringrazio. Ma certo, sarebbe un onore per me, o Frangè, se ci incontrassimo lì sabato. Sarebbe un onore per me. Beh, se ne avrò l'opportunità ci verrò, sì, perché no? Perfetto, allora, se vai sicuramente puoi contarci che ci incontriamo. Perché io pure ho un fan, quando un fan mi chiama che vuole che ci incontriamo lì, vado subito. E sono io, sono il primo ad andare perché per me è un onore incontrare i fan, la gente a cui piace il mio lavoro. Ma grazie a te, ma di che cosa? Grazie a te, Frangè. Allora, io qui direi che, allora, direi che la roba per fienagione si può mettere qua dentro, quindi apriamo e ci mettiamo l'imballatrice qui dentro, ecco.
In che senso? Così? Spiegati meglio perché non ho ben capito che cosa intendi per si sente così. Ah, intendi, cioè, forse perché sono io, appunto, che parlo così. No, non dipende dalla live, sono proprio io che parlo così. Ok, direi che qui è più che perfetta. E ok, usciamo fuori, andiamo a parcheggiare il T7 perché andiamo a comprare il caricaballe per caricare le barre, le balle autonomamente, anziché con il caricatore frontale. Perfetto, fra frange, però ti dico che così come stiamo parlando ora non è facile organizzarci. Se per me sarebbe meglio se mi lasci il tuo numero di telefono, così lo salvo, poi ti scrivo su WhatsApp e ci mettiamo d'accordo meglio. Ecco, poi se tu sei d'accordo, altrimenti non fa niente, perché così su YouTube parlare così e metterci d'accordo che ci incontriamo non è facile organizzarci parlando così. Perciò se tu mi vuoi dare un tuo recapito telefonico qui nei commenti della live, e lo salvo, così ti contatto su WhatsApp e ci mettiamo d'accordo meglio. Come vuoi tu, se me lo vuoi dare me lo dai, se no non fa niente. Vedi tu. Sì, qui live, sì, bravo. Qui ora non mi ok, me la segno subito, poi puoi cancellarla. Allora, un attimo che me lo segno, eh. Torno subito. A posto, ho fatto, mi sono salvato il tuo numero, se vuoi puoi anche cancellarlo. No, no, ma non mi piace giocare così a me, perché poi non diventa più divertente giocare con la mod dei soldi, perché tu inizi a fare soldi a manette, ti compri tutti i mezzi più grandi e poi fai subito ad abbandonare il gioco. A me un aiuto mi fa comodo, ma solamente quando serve.
quando non c'è, non ha odd che quell'aiuto è stato dato, cioè la levola a mod e faccio senza, ecco. Perché altrimenti poi giocando con la mod dei soldi si abbandona facile il gioco. Ok, un attimo che. Perfetto, mi fa piacere. Benissimo, va frangere. Ok, qui agganciamo la zavorra. Allora, andiamo qua. Allora, andiamo. Tecnologia per balle. Allora, tac, entriamo. No, compriamo la Arcusin Autostack FSX 6372. Compriamo 70.000 euro. Un gula. Quanti soldi? Se 70.000 euro per il caricaballe, mamma mia. Certo che, come no, per me sarebbe un onore giocare online con i miei fans. Dimmi tutto, André. Dimmi. Mannaggia, sta cavolo di barra qua sta in mezzo alla strada da solamente fastidio da sto spannocchiatore qua. Grazie Vince Royal 07, ti aspettavo da tanto. Ti aspettavo. Grazie mille per gli auguri. Purtroppo non si può, mi dispiace. Ma mi chiedere il perché, perché non ti do le motivazioni stavolta. Non prenderla come un'arrabbiatura, che stasera sono felicissimo perché è il mio compleanno e quindi stanne certo che non mi sono arrabbiato. Stai tranquillo. Grazie mille, oh Frangè, grazie mille, davvero grazie. Buonasera azienda agricola Marcucci, buonasera, buonasera. Mi fa piacere, oh Vince, che sia tutto a posto. Ok, giriamo qui, giriamo, eccoci qua, perfetta. Quale macchina intendi, o frangè? Quale macchina intendi? Già te ne vai, mi dispiace che già te ne vai. Allora, andiamo a vedere nel menu quante balle abbiamo pressato. Allora, andiamo a vedere, andiamo. 84, è la miseria. 84 balle abbiamo fatto, è la miseria. Ma in generale oppure parli del John Deere, parli.
E frange? Parli in generale oppure del John Deere? Ah, ok, allora. In generale, ok. Ma che cosa intendi per le endissime, che sono lenti di velocità oppure che cosa? Spiegati perché sono curioso di sapere che cosa intendi per lentissime. John Deere, Salvatore, John Deere, solo John Deere e nient'altro. Una sola di marca preferita ed è John Deere. Di velocità, beh, insomma, a me che sono poi più di tanto lenti perché vanno a 50 all'ora nella realtà un trattore moderno è questa la sua media di cioè la sua velocità massima nella realtà, 50 all'ora. Ok, allora andiamo a vedere qui i prezzi, sembra. Allora, la paglia, dove sta la paglia? Andiamo a vedere un po' la paglia. Questo in teoria si va a vendere. Allora, in teoria si va a vendere queste robe qua si vanno a vendere tutte quante a South Views Barn. Dove si trova South Views Barn? Dove si trova? Andiamo a vedere qua un po'. Allora, eccolo qua. Ah, sta qua sopra. Vabbè, ma è vicino. Sta a fianco. Sta lì, sta la strada di fronte, il negozio sta. È vicino, il fienile, dove si vanno a vendere le balle, insomma, ecco. I Fendt, sì, sono ottime macchine, non la metto in dubbio, però preferisco John Deere, ecco. Mi dispiace, ma ad ogni macchina, al Ferguson, al Deutz, al New Holland, al Valtra, al Case, a qualunque marca di trattori che sono tutte ottime, vanno tutti bene per carità. Ognuno ha i suoi pregi e difetti, però per me il migliore sarà sempre John Deere e sarà sempre lui che sarà preferito, cioè che lo preferirò ad altre marche. Ma tu intendi nella realtà oppure su farming quando dura la fermentazione di mais? Intendi nella realtà, intendi oppure su farming? Ah, allora sei davvero un grande, Frangè. Se ami il John Deere, allora andiamo ancora più d'accordo adesso. Allora, in teoria è qui, no? Che si deve girare, in teoria. Allora, vediamo un po'. Sì, è qui che si deve girare, in teoria. Allora, apriamo il cancello. Qua si apre,
Entriamo e andiamo al fienile. Eccolo qua. Andiamo a vendere le balle. In teoria sì. Che credo che ce l'accetti già. Beh, già fermandoci lì nel trigger. Ora sarà un problema a fare manovra. Così, scarica le balle. Salvatore, nella realtà non lo so quando impiega. Di solito impiega un quarto cioè un quarto di una stagione, credo. Di solito se non mi sbaglio. Grandissimo, Frangia. Allora poi sabato me la fai vedere la cover poi. Allora, grandissimo. Sabato me la mostri allora, quando vengo a trovarti. Ma quanti anni hai, francese, se si può sapere? Se no, no, se no, non fa niente. Beh, il New Holland è più grande che ho visto e nella realtà è il coso, il... Sai, senti il coso, il 37250. Sì, credo sia proprio lui. Sì, New Holland è più grande che ho visto. Sì, il 37250. Sì, in azione. Poi da fermo ho visto il 37315. L'ho visto da fermo alle fiere. È un concessionario da fermo e ho visto pure il T8 43 e 35 Smart Trucks pure, però sempre alle fiere, però in movimento, in azione il T7 250, mentre da fermo il T8 435. Una bella bestia lui, mamma mia. Mette paura, mette il T8 435. Mette paura, mette, mamma mia. Che macchina, bestiale. Ciao Nicola, buonasera. Sei un grande. Allora, io ne ho oggi, proprio oggi ne compio 19 di anni, proprio oggi. Salvatore, se tutto va bene per martedì, ecco, se tutto va bene, credo di farcela per martedì, se tutto va bene. Sì, sono abruzzese. Perché? Se sente l'accento abruzzese? È Nicola. Di dove sei allora? Visto che sei abruzzese. Dove di preciso?
Ok, il secondo viaggio è pieno, andiamo a vendere anche questo. Il secondo viaggio di paglia. Col John Deere 6250R, gran mezzo. Non lo so, Salvatore, non lo so come andrà a finire, boh. Però per il momento vado ancora a scuola e studio al quinto anno dell'istituto professionale agrario. Se mi dovrei diplomare, speriamo che accadranno davvero belle cose dopo il diploma, se dovrei riuscire a prenderlo, ecco. Ora pensiamo a prendere il diploma, poi penseremo al resto. Avvasto sei, ti vasto sei? Perfetto. Allora, se vuoi, ci possiamo incontrare in fiera a Lanciano, mo che la fanno. Io andrò te sabato, se ti va, puoi venire e ci incontriamo in fiera. Ci incontriamo. No, io non te lo faccio lo squillo. Ti mando un messaggio in chat di WhatsApp e poi da lì ti segni il numero. Va bene? Grande Nico, grande, grandissimo. Grazie mille Irene, davvero grazie. Grazie mille per gli auguri, davvero. A posto, siamo arrivati a 81.000, perfetto. Sì, è chiaro che è chiaro che è un consiglio, chiaro. Ti ringrazio comunque. E ti ringrazio anche per gli auguri. Davvero. Grazie a tutti voi, ragazzi. Davvero grazie. Siete adorabili, davvero. Non so come ringraziarvi per tutti questi auguri che mi state facendo. Grazie Nicola, grazie mille veramente, veramente grazie.
Ok, allora qui ci rimane quest'altra metà di campo per finire di raccogliere i palloni. E meno male che ho avuto l'idea di prendere autocaricante, perché altrimenti non avremmo finito più con le forche sul caricatore frontale. Perfetto, Francesco. Ah, allora lo farò appena dopo la live, dai. Lo farò. Comunque credo che la allungo fino alle 11, dai. Credo. Così arriviamo a 2 ore di live e sta a posto. Quindi ragazzi, fino alle 11, eh. Mi raccomando. Oppla. Mannaggia la miseria, mannaggia. Qui, queste balle, guarda, hanno fatto una fisica assurda sul farming 19, la fisica delle balle, cioè sembrano aeroplanini di carta per quanto sono leggero, mamma mia. Che fisica assurda che c'hanno, che li hanno fatto alle balle qui sul nuovo farming. Anche io ti adoro, Frangè, anche io. Ok, siamo pieni, quindi chiudiamo e si va a fare un nuovo viaggio verso il fienile. Andiamo a vendere di nuovo tutte le balle. Siamo già ad 81.000 euro già. La miseria, quanti soldi. Poi ora cazzi, vi dico che quando abbiamo finito di raccogliere i palloni andiamo a fare un paio di giri di aratura con il Fendt MT. Così lo proviamo per la prima volta su Farming 19. Lo proviamo e lo vedete all'opera voi per la prima volta. Come no, certo. Come no, come no, ci mancherebbe altro. Ok, qui ricordiamoci che siamo in Inghilterra, quindi dobbiamo passare a sinistra nella corsia di andata anziché a destra. Ok, giriamo qui. Aspettiamo che passano che passa la macchina. Qui fa. E ok, possiamo iniziare a girare. Perfetto. Giriamo di qua. Facciamo retromarcia piano piano. Perfetto, le scarichiamo qui fuori, poi le tiriamo a mano lì dentro perché
altrimenti poi non ci passa questo qua, il caricaballe. Vai, tutti dentro, perfetto, e vai, no, 91.000 euro, perfetto, incassiamo altri 9.500 euro nelle nostre tasche, e ce l'abbiamo altrettanti ancora di viaggi da fare. Ti ringrazio, Francesco, ma è frutto di anni di esperienza di gioco su Farming Simulator. È dal 2013 che gioco a Farming Simulator. Quindi ormai l'esperienza l'ho acquistata. Ok, qui come vedete tutte dei bottole, le balle si sono dimezzate in un battibaleno, hanno fatto subito subito a decrescere la loro quantità. Beh, ne carichiamo 16 alla volta in ogni viaggio. Quindi mi sembra giusto così. Eh sì, infatti sì, perché tu praticamente quella striscia rossa che vedi sarebbe il confine della mappa. Se poi ti vuoi acquistare, adesso te la do qui, la dimostrazione. Vedi, questo è il confine della mappa, il map border. Però poi pure la parte esterna, la parte di fuori dopo il bordo rosso qua, mo ora vedo se posso riuscire. No, qui non si vede niente perché ci sta la foresta, però andiamo di qua, andiamo di qua dove la foresta scorre. Combare, ti faccio vedere che cosa ci sta dopo il confine. Ci stanno altri campi che si possono utilizzare qua. Un attimino solo, eh. Come vedete, questa è qui dopo questa siepe qui, che sarebbe il fondo rosso, si può scavalcarla perché ci sta un punto, un bel campo di erba da falgiare. Però qual è il problema? Che la mappa c'è, che i terreni già costano così di suo, andandoli a comprare. Esempio, il 17 alla fine non costa nemmeno più di tanto per quello che è. Però se noi ci vogliamo comprare la parte esterna della mappa, quella dopo il confine rosso lì, vedete, ci dà tutta la parte esterna qua, ci fa comprare, vedete, ci vogliono
17 milioni di euro. Quindi è una cosa impossibile da comprare, perché come fai ad avere 17 milioni di euro in un solo colpo? È tremendo impossibile. Quindi uno fa come può, acquista le terre che può acquistare e tira avanti con quelle, per forza. Ok, qui siamo pieni di nuovo, andiamo a scaricare, poi ci torniamo, facciamo ultimo viaggio e ci salutiamo. Il Challenger, che credo che non ce la facciamo ad usarlo questa sera, mi dispiace. Vabbè, lo userò io off camera per fatti miei, dai. Domani, dopo domani, non facciamo in tempo questa sera. Grazie mille, Luciano, davvero grazie. Grazie mille, veramente, per gli auguri. Che macchina 6R, ragazzi, mamma mia, che mezzo 6R, oh. Mamma mia, che mezzo. Il 6R, che mezzo. Ok, qui si gira perché dobbiamo entrare qui per vendere la paglia. Perfetto, Francesco, stanne certo che ti scrivo, stanne certo. Ok, scarichiamo qui le balle. Ok, lo portiamo dentro, piano piano. E voilà, arriviamo a 100.000 euro. Vai, 100.000 euro tondi tondi. Quasi 101.000. Sì, siamo con questo carico. Un ultimo carico e poi ci salutiamo, eh. Ok. Beh sì, già te l'ho letto, mi hai detto che mi aspetti in chat, sì, già l'avevo letto, ti ho anche risposto che ti ho
detto cioè, di stare certo che ti scrivo sicuramente, ecco, solo questo. Andrea, non lo so, si vedrà, ma la cosa più importante è prendere il diploma, poi si vedrà co come viene. Non lo so, non ne ho idea, ho solamente idea che devo prendere il diploma di maturità e basta, poi si vedrà. No, no, le porte del trattore non si aprono, France. Vedi? Cioè, se io mi avvicino qua, ti do la dimostrazione aggiungendo il pannello dei comandi, vedi? Non mi esce nessun comando che mi dice apri portiere. Quindi niente, rimangono chiuse, o frangia. Prego, figurati. Vediamo questa qui, in solitaria. Andiamo di qua. Sì, ci proviamo, dai. Però no, non lo so se faccio in tempo. Andremo. Ma vediamo, dai. Ok, qui come vedete le balle Angela la facciamo a prenderle su tutte. Quindi io off camera finirò di prendere su quelle quattro balle che restano. Nel frattempo vado a vendere queste e poi, come ha detto Andrea, andiamo a fare due giri di aratro. Come mi ha chiesto. Grazie mille, Salvatore, davvero grazie. Salvatore, ti ringrazio. La mappa è quella nuova che è uscita venerdì, si chiama Marwell Manor Farm. Cioè, il mapper è Oxygen David.
un alto bravo ed esperto che crea solamente mappe inglesi, che però ci sa fare veramente. È l'ultima uscita, è venerdì è uscita la mappa. Sì, esiste pure sul PC, Luciano, sì, esiste. Esiste pure per PC, sì. Vai, siamo arrivati a 110.000 euro, perfetto. Allora, ragazzi, andiamo a prendere... Andiamo a prendere il Fender, quello qua. Dove sta? Dove sta? Eccolo qua, il 1165 MT. Andiamo subito a provare in aratura. Che bello. Andiamo allo shop a prendere aratro. E poi iniziamo subito a fare due giretti, come ci ha detto di fare Andrea, che ringrazio. Grazie mille, oh Filippo, grazie mille per gli auguri. Io gioco da PS4, o frangè, io. Madonna che colosso sto Fender. È più largo della sua carreggiata è più larga di quella della corsia dell'Elastrato. Incredibile. Che bestia. Ok, giriamo qua, entriamo allo shop, ecco qua tutti i nostri attrezzi belli nuovi e pronti per essere usati. Qui c'è sempre questo spannocchiatore che dà fastidio, è a mezzo alla strada, eccolo qua, agganciamo il nostro aratro Lemken, che con il Fend diventa un'accoppiata da urlo. Tutta tedesca, Fender Lemgen, accoppiata tutta tedesca, da urlo. Bene, torniamo in farm che andiamo a fare due giri di aratura, così vi mostro le nuove texture dell'aratro, il nuovo effetto, che non ha nulla a che vedere con quello di default. Tutta un'altra storia, mi dispiace, ma qui come qui questa mappa a livello di texture è tutta un'altra storia rispetto alle mappe di default. Mi dispiace dirlo, ma è così.
giriamo qua, così qua, il nostro famoso sentiero che porta alla farm che abbiamo fatto più di 20 volte questa sera qui in live perché abbiamo fatto sempre su e giù tra il camion, la ballatrice, il caricaballe, abbiamo fatto sempre su e giù. Come no? Buonasera Leo, ti saluto e ti ringrazio per gli auguri. Grazie davvero di cuore per gli auguri. Ti ringrazio. Ok, possiamo iniziare. Rigiriamolo da quest'altro lato. Rigiriamo. E possiamo partire. Allora, mettiamoci bene. Ok, direi che si può abbassare qua. Ecco. Abbassiamo qua e cominciamo. Guardate le texture dell'aratura, c'è. Ah, ok, ho capito allora, ho capito. Ti ringrazio per gli auguri allora. Mio nonno si chiama come me, Nicola. Io mi chiamo Nicolas e lui si chiama Nicola. Io porto il suo nome, insomma, ecco. Cioè, raga, io ora scendo un attimo perché devo farvi notare le texture dell'aratura su questa mappa, cioè, guardate queste. Sembra vero il terreno, cioè non ha niente a che vedere con le texture di default, ma proprio niente, ma niente. Un altro passo, mi dispiace. Per Jans, mi dispiace per le mappe di default, ma questa mappa a livello di texture è un altro passo. Non, mi dispiace, ma è così, non si discute. Qui direi che è inutile girare, taglio qui e riapro. È inutile fare manovra lì perché non giri, accapezziamo niente. Facciamo così e si riparte. Questo, che velocità. Eh già, molto molto più reale, Andre, esatto, bravo. Anche tu sei un grande Leo, ti ringrazio comunque. Ok, qui faccio un altro giro, poi chiudo perché è tardi ormai.
La prossima live venerdì sera, o frangè, tu vieni venerdì sera in live, venerdì sera, come ogni volta. Sei un grandissimo. Allora, sei un drago, ecco. Sei un drago, in senso buono, chiaramente, per definire che sei una bestia. Sei, capito? In senso buono. Per ora no, però più in là, quando avrò abbonamento, se Dio vuole, sì, là. La farò, se Dio vuole, più in là. Quando avremo una bella live con un mega tareggiato con tutti i miei migliori fan. Mega tareggiato. Io sarò il tareggiatore perché sono il capo e i miei fan saranno i carristi. Chissà, si vedrà. Si potrebbe fare. Ok, ragazzi, io mi fermo qui. Poi continuerò off camera per cavoli miei. Parcheggio qui il Fendt 1169 MT. E quindi, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio perché siete stati davvero tanti stasera a farmi gli auguri. Dei calorosi auguri mi fanno capire che mi volete bene e che ci tenete a me, e quindi questo a me rende molto felice, ecco. Quindi niente, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo venerdì sera in una nuova live e con un nuovo video, martedì, se tutto va bene. Ciao ciao e grazie mille per gli auguri. Vi ringrazio di nuovo, grazie mille, grazie mille. Ciao ciao.